Oggi mi trovo a Gravina di Puglia, in provincia di Bari, per parlare di un particolare tipo di provolone, il pallone di Gravina. Con me c'è Saverio che ci racconterà come viene prodotto. Innanzitutto, perché questo nome? Per la forma? Sì, per una forma rotonda e si chiama pallone di Gravina. Che tutti i giorni tu le dai a questo formaggio a mano. Sì. Che tipo di latte viene latte utilizzato? Latte vaccino. Quindi arriva qui il latte e cosa succede? Una volta arrivato il latte si mette in caldaia, si riscalda a 37 gradi, dopo ci si mette il caglio. Il caglio, usiamo il caglio in pasta, il caglio di capretto o se no l'agnello, dipende il piccante che gli vogliamo ottenere. Dopo che ci abbiamo messo il caglio si aspetta i 35-40 minuti. Dopo si fa la rottura della cagliata, si chiama la rottura. A mano? A mano, sì. E la pasta si lascia riposare per circa 3-4 ore. Una volta poi si mette sul banco per farla lievitare. E qui quanto ci rimane? Ci rimane 24 ore. Quindi una volta pronta la pasta? Una volta pronta la pasta si taglia, una volta tagliata si fa l'impasto con acqua calda a 80 gradi. Che fila, una volta filata si fa la forma rotonda. Una volta fatta la forma, quindi cosa avviene? Si mette in acqua fredda, si lascia raffreddare circa un'oretta, un'ora e mezzo e poi si mette in salamoia e si lascia 24 ore. E quanto tempo bisogna aspettare prima di mangiarli? Io consiglio dopo i 60 giorni, dai 60 giorni ai 6 mesi, dai 60 giorni è più dolce. Poi più si va avanti più piccante diventa. Ma quanti litri di latte ci vogliono per un pallone di Gravina di 2 kg? Circa 20 litri. Quindi è anche molto energetico. Sì, sì. Sono ancora molti i giovani laureati del Sud che scelgono di emigrare all'estero, ma c'è anche chi resta o chi, dopo essere partito, decide di tornare, come è accaduto ad Antonio Cuccofiore, complice anche un provolone. Lei stava a Londra, studiava, a un certo punto si imbatte in che cosa? Mi imbatto in una fonte storica dove veniva citato il pallone di Gravina già nel 1847 e quindi questo mi accende la lampadina, mi accende la fantasia, inizio a fare delle ricerche, fino a quando poi siamo arrivati ad un disciplinare di produzione per standardizzare il processo di produzione di questo nobile formaggio. Lei ha lavorato 3 anni nella City di Londra, nel cuore della finanza europea. Che cosa l'ha spinta a tornare a Gravina? Qua al Sud Italia si può creare un futuro, ci sono le condizioni per poterlo fare e grazie anche e soprattutto all'esperienza acquisita fuori che si guarda lo scenario natio in modo diverso, perché molte volte anche nei giovani di territori un po' più marginali scatta una sorta, chiamiamola così, di pudore nel fatto di provenire da una zona tra virgolette più sfigata rispetto a delle altre. Questo è un qualcosa che a livello storico si è anche avuto. Alcuni meridionali hanno dovuto negare le proprie origini. Questo è un qualcosa che oggi, mi auguro, sempre di più non succeda più. Aprile. Allora Antonio Cuccofiore non è che uno delle migliaia di giovani meridionali che nel disinteresse generale fanno queste cose qui. Antonio selezionava personale per le più grandi banche d'affari del mondo alla City di Londra all'età di 24 anni, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Standard & Poor's, sì, UniCredit, eccetera. E lui faceva questo lavoro, cioè il suo prossimo passo sarebbe stato con suo ruolo di dirigente a Wall Street, perché se a 24 anni cominci così, e invece è tornato al suo paese ma documentando che quello è il proto provolone del mondo, cioè tutti i provoloni sono nati da quello. Da quello. E gli strumenti per documentarlo li ha trovati addirittura nelle tombe del Neolitico della zona di Gravina, uguali a quelli di oggi, si chiama Ugratakes. Grattacaccio, Ugratakes in dialetto. Grattacaccio è il grattacaccio. In greco. Gravinese. Ah, in gravinese.